Big match a Riga Monticelli, si torna ad avere il pubblico allo stadio Blu Celeste, Lecco Alessandria, match di alta classifica nella girone A di Serie C. Lecco che arriva con 4 punti dopo la vittoria sulla Gian Erminio e il pareggio di Livorno. Gli stessi punti maturati dalla squadra di mister Gregucci nelle prime due giornate di campionato, dunque grande attesa a Riga Monticelli, subito cauzza sinistra. Lo scambio con Capoferri su quell'asse che darà molte soddisfazioni, la paladanza sulla linea. Iocolano la tiene viva, lo scarico indietro proprio per il numero 3 blu celeste, che trova una maglia da titolare. Dentro il pallone, scodellato perfettamente per l'inserimento, con i tempi giusti di Galli che bagna la sua prima rete in blu celeste in questo match importantissimo. Al rientro il numero 4 blu celeste da titolare dopo lo spavento contro la Gian Erminio, un infortunio fortunatamente non grave. Il centrocampista dell'Ecco sulla splendida assistenza di Cauz con i tempi giusti in scivolata prende il tempo la difesa dell'Alessandria e sigla il gol del vantaggio per il Lecco 1-0 dopo soli 6 minuti. 19esimo, attaccato alle spalle Mastroianni, recupera la palla a Mora, poi Di Quinzio va via bene centralmente, lo scarico sulla destra per Arrighini che prova la conclusione, viene però murato bene da Marzorati all'esordio in maglia blu celeste con la fascia di capitano in luogo di Malgrati. Ci prova ancora l'Alessandria che cerca di reagire centralmente, Arrighini finisce a terra, non c'è fallo, la può giocare ancora la conclusione che finisce fuori da parte del numero 18 Corazza. Lecco scende sulla destra, Magni prende il tempo a un avversario, a Celia, allora prova a sfondare sulla destra, si va a schiantare però contro un difensore, in questo caso Cosenza, sfuma l'occasione e poi finisce a terra e c'è il fallo commesso da Mora che prenderà il primo giallo in una partita in cui avrà un peso specifico molto importante. Il rilancio di Bertinato, centrale però a centrocampo, vita facile per i giocatori dell'Alessandria, parte forte Arrighini sulla destra, cerca di portarsi il pallone sul mancino, viene incontrato però da uno splendido Marzorati nel corso del primo tempo. Veramente la retroguardia buceleste che fa buona guardia e non permette all'Alessandria di creare occasioni. Dall'altra parte sulla destra il pallone splendido giocato da Mastroianni per Magni che scende forte sulla destra, prova a passare in mezzo a due, viene incontrato, la palla arriva sul destro di Iocolano che inventa dal nulla una magia per la rete del 2-0 Lecco al 34esimo. Mette in cassaforte il risultato la squadra di mister D'Agostino, bravissimo Iocolano, ci si aspettano magie da lui, dal numero 17 blu celeste, e arrivano. Ma che bravo Magni, che poi va a cercare uno spazio che non c'è. Il rimpallo favorisce Iocolano che non ci pensa due volte. Da lì, diagonale per trafiggere Crisanto sul palo lungo. 2-0 per il Lecco nel primo tempo. Nel finale l'Alessandria ci prova. E ci prova con questa palla allargata su Mora sulla destra, la sterzata, si porta il pallone sul destro, il cross dentro anticipato al momento di concludere Arrighini, poi ancora dall'altra parte l'Alessandria, pallone messo sul secondo palo, non ci arriva però nessuno, la retroguardia blu celeste non soffre questo tipo di situazione, qui la palla viene spostata rapidamente da un palo all'altro, 47esimo nella ripresa. Alessandria cerca subito di forzare i tempi. Pallone allargato sulla destra. Poi arriva la conclusione che non va lontano dal palo. Da parte di Casarini. Ancora a sinistra Celia sbaglia l'appoggio su Di Quinzio. Recupera palla Mastroianni che lancia subito su Magni. L'uscita con i tempi giusti di Crisanto evita problemi alla difesa dell'Alessandria. Calcio di punizione di Iocolano dal limite dell'area, è morbida però la conclusione, non c'è troppa forza, Crisanto ha vita facile, cercava il piazzamento qui Iocolano, la precisione, non la forza. Dall'altra parte lo scambio con Sulic, che lavora questo pallone bene sulla destra con un compagno. Alla messa dentro e in mezzo sul secondo palo, l'anticipo di Seliak, palla ributtata ancora dentro, il tentativo in rovesciata di Corazza che si vede finalmente dopo più di 60 minuti, ma non ci sono rischi per la difesa blu celeste. Marzorati, giro palla, si riparte con Cauz, splendido qui il modo in cui Lecco riesce ad arrivare con una decina di tocchi di prima. Magni per Capoferri che scende a sinistra dall'altra parte, dentro per Capogni il piattone, sarebbe il gol del 3-0 che chiuderebbe definitivamente i giochi, ma l'arbitro, il signor Rutella, vede un fuorigioco sulla posizione di Capogni, ha lanciato splendidamente da Capoferri,
Lo rivediamo, millimetrica la posizione del numero 20 blu celeste entrato per Mastroianni, ma splendida l'azione con cui Lecco aveva ribaltato il gioco arrivando a calciare. L'Alessandria ci prova e ci prova ancora con una conclusione però alle stelle, in questo caso di Rubin. Iocolano parte per il contropiede, un 3 contro 2, Magni a destra, Capogna a sinistra. Conduce Iocolano che scarica su Capogna, la sterzata per andare sul destro, il tiro a giro, palo pieno. Sfortuna qui dell'Ecco che all'80esimo potrebbe chiudere definitivamente i giochi, invece non ce la fa. E allora dall'altra parte il cross di Rubin, dall'altra parte la torre di Chiarello che è entrato dalla panchina. E arriva la conclusione di Mora per il gol del 2-1 all'85esimo. Si riapre, rivediamo il cambio di gioco, qui non funziona, non si intendono Cauz e Capoferri. E allora può arrivare la conclusione da posizione simile a quella con cui Iocolano aveva segnato il 2-0. Il gol dell'1-2 per l'Alessandria, che ci crede nel finale, ma finisce in 10 per l'espulsione di Mora. Qui arriva il secondo giallo, somma di ammonizioni, il numero 27 si accomoda negli spogliatoi e rimane dunque in 10 per gli ultimi 5 minuti l'Alessandria, che ci proverà comunque con orgoglio la formazione di Gregucci, non troppa qualità rispetto alle attese della vigilia. C'è un calcio di punizione. Eccola la conclusione di Rubin, alta direttamente in curva nord. Finisce 2-1 per il Lecco, che porta a casa una vittoria importantissima come peso specifico contro una diretta rivale per i piani alti del girone A di Serie C.